Sono sia Richetti sia Tremonti, diciamo che sono all'opposizione decisamente Richetti e comunque per il riferimento a un'area di opposizione anche Tremonti. Volevo chiedervi, parlamentari entrambi, a lungo Tremonti, volevo chiederle Richetti che cosa sta succedendo. È una tregua possibile quella fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle? Che cosa sta succedendo al Senato? Corriere della Sera fa un lungo pezzo di Fabrizio Roncone, il suk del Senato. Ci sono quei movimenti che fanno pensare che qualcosa possa succedere o la situazione è la stessa? No, mi sembra che siamo tornati, Alessandra, a quando prima dell'emergenza sanitaria, coronavirus, lockdown, proprio in questi studi discutavamo della difficile sintesi, c'era la plastic tax con Renzi contro e i 5 Stelle a favore, la sugar tax con lo stesso schieramento, il PD in mezzo a cercare di tenere insieme una maggioranza nata per impedire le elezioni e quello che era il rischio Salvini per il paese, ma senza una visione complessiva. L'emergenza sanitaria ha mandato in soffitta anche queste distinzioni di progetto e di visione che sono evidenti. La ripresa della vita ordinaria, anche se su questo insomma, è consigliabile comunque prudenza, ripropone che sull'IVA Conte accelera e il PD non è disponibile, che sull'accesso al MES c'è una discussione che non trova sintesi e che oggi su un tema come quello delle semplificazioni, lo ricordava lei, è un tema che unisce tutti, la necessità di sburocratizzare, semplificare. Appena togli un pezzo di carta che può andare in direzione di una certificazione della whitelist, dell'antimafia, del codice degli appalti, riparte una totale divergenza tra il mettere in sicurezza rispetto a procedure di legalità, qualunque tipo di procedura amministrativa di appalto, rispetto invece a pensare che l'Italia è un paese fatto esclusivamente di furbi e tragatini e quindi non si può cedere nulla. Ecco, anche devo dire con un tasso di semplificazione fastidioso, perché poi io, che come ricordava lei, sono convintamente all'opposizione. Francamente trovo ormai i toni del Presidente del Consiglio inaccettabili, quasi, se non lo voglio, non voglio mancare di rispetto perché è il Presidente del Consiglio, anche mio, nonostante sia all'opposizione, però insomma, un po' da presa in giro per il Paese, perché questa banalità di concetti per cui fa una conferenza stampa per dirci che non sprecheremo le risorse dell'Europa, ma avrebbe senso una notizia al contrario? Ha mai sentito qualcuno che vuole sprecare le risorse? Oggi c'è un invito alla concretezza, ma lui invita chi? Me, Tremonti e i vostri ospiti alla concretezza? I giornali aprono con un'emergenza che pagano giovani e donne sul tema del lavoro. Ci sono provvedimenti che oggettivamente non stanno facendo rimbalzare positivamente dalla manifattura al terziario, al commercio, al turismo. Ora, se c'è un appello alla concretezza, dobbiamo farlo a quello che etimologicamente è l'esecutivo e dovrebbe fare. E io sono davvero molto preoccupato perché fare prima dei provvedimenti che costruiscono sistemi di accesso al credito con quattro livelli: Stato, Cassa Depositi, SACE, Fondo Centrale di Garanzia e banche, e poi dopo si fa la semplificazione. Ma questa superfettazione di passaggi fa sì che ancora questa mattina una impresa del mio territorio mi manda una mail dove la banca indica in 40 giorni i tempi dell'istruttoria. Ecco, poi dopo c'è la realtà dei fatti della quotidianità che si scontra con questa discussione. Vorrei